E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Vi chiederete perché sto facendo questo video, perché non mi vedete in faccia e perché state vedendo il mio canale. Bene, ho deciso, sotto consiglio di qualche persona che però non voglio nominare per motivi di sicurezza, privacy, eccetera, eccetera. Di attuare, se così vogliamo, una rivoluzione completa del mio canale YouTube. In che cosa consiste questa rivoluzione del canale YouTube che voi vi chiederete? Beh, semplicemente diciamo che voglio non voglio più essere così esposto come prima. Perché fino adesso, da quando ho raggiunto 100 iscritti, mettevo la facecam, comunque dicevo di più su di me, e in realtà poi ho capito che forse non era proprio il caso. So che ho un pubblico ristretto, so che comunque la voce può essere riassimilabile a qualche cosa, comunque, però non voglio continuare così. Quindi ho deciso di fare un cambio drastico sul mio canale YouTube. Ovvero che innanzitutto potete vedere che ho tolto la mia immagine del profilo come era prima con la mia faccia e ci ho messo la foto del mio computer con il mio account di Geometry Dash. Questo l'ho fatto per essenzialmente rimuovere la mia faccia. E inoltre, come potete vedere in tutti i video che ho fatto, ho tra virgolette tolto tutte le tracce della mia faccia. Ma in che modo? Semplicemente quelli che come copertina avevano la mia faccia, o comunque una parte della mia faccia, li ho tutti eliminati, ovvero tutti i video annunci che avevo lasciato sul canale non ci sono più. E come potete vedere anche lo sbustamento della discesa dei draghi che avevo la facecam, non potevo toglierlo perché è comunque un video molto bello del mio canale e ho deciso di riscrivere la copertina oscurando completamente la parte della facecam. E questo l'ho fatto chiaramente fino al video dei 100 iscritti, dove ho lasciato la mia camera, dove però non c'era la mia faccia, quindi non avete alcuna informazione su di me. Questo l'ho fatto per tutti i video da questo video fino a oggi. Perché l'ho fatto? Semplicemente perché non voglio che tramite esterni si riesca a risalire alle mie credenziali ufficiali che io non ho mai detto né su YouTube né su altri social a parte WhatsApp, ma se li vogliamo considerare social, WhatsApp che ormai non è più un social, è una parte della nostra vita, tra virgolette. In nessuno di questi social, neanche su YouTube, avevo mai specificato mio nome e cognome, data di nascita, dove abito, si può intuire, ma quello ci posso fare ben poco. E inoltre, che scuola frequento, come si chiamano i miei genitori, eccetera, eccetera. Questo non ve l'ho mai detto, non ve lo dirò mai, non ve ne frega un cazzo, soprattutto. Ho quindi deciso di togliere tramite esterni che potrebbero vedere il mio canale YouTube, qualsiasi copertina che potrebbe dare un indizio sulla mia faccia. Perché dovete sapere che nel mio profilo WhatsApp ho la mia faccia, ma non ho solo la mia faccia, ho anche nome e cognome. E quindi se qualcuno riesce a se qualcuno vede in un mio video di YouTube, questo ha questa faccia, e poi vede nel mio profilo WhatsApp, questo è lui, e riesce a capire come mi chiamo e tutte le credenziali e i miei cazzi. E semplicemente, sinceramente, non ne ho voglia, ragazzi. E quindi ho deciso di cancellare tutte le prove dei video fino a questo momento tramite le copertine. E ho anche cambiato l'icona del canale YouTube, il profilo, l'immagine profilo, insomma. Quello che non ho cambiato e che non ho tolto, ragazzi, è l'interno dei video, ovvero voi potete tranquillamente entrare in un mio video e vedere la mia faccia. Questo perché non l'ho fatto, ho lasciato chiaramente la mia faccia all'interno di tutti i video fino a questo, compreso in questo, perché essenzialmente se no dovrei cancellare una caterva di video, alcuni dei quali non posso cancellare perché sono iconici del mio canale. Semplicemente questo. Quindi se ci entrate potete tranquillamente vedere la mia faccia, ma ehi, così ho già ridotto questo problema che avevo da prima.
E ho chiaramente cancellato molti molti video, infatti non ci sono più le review delle Discese dei Draghi, non c'è più la Escape Cell Block che ho fatto poche settimane fa, non ci sono più tutti i video annuncio, non ci sono più altri video di Hearthstone che avevo messo di partite completamente a caso. E niente, in realtà poi non ho cancellato più niente. E niente, ragazzi, io volevo fare questo video, tra virgolette, annuncio, che d'ora in poi, appunto, innanzitutto vi ho spiegato che cosa è successo e perché non vedete alcuni video, perché non vedete più la mia faccia nelle copertine, e ve l'ho detto. L'altra cosa che vi volevo dire è che da ora in poi tornerò alla vecchia maniera e essenzialmente non metterò più video con la facecam. Infatti ho già cancellato tutte le scene di OBS, mi sono lasciato solo queste, diciamo, senza la facecam. E la facecam l'ho avvicinata chiaramente a me, che voi in real life non lo potete vedere. Perché è anche il mio microfono, la mia facecam, perché il mio microfono reale fa veramente schifo e quindi uso la mia facecam. Vabbè che non ve ne frega niente, ma ve l'ho detto comunque. E quindi ragazzi, questo video termina qui, era solo per dirvi che cosa succederà d'ora in poi, perché non vedrete più la mia faccia, eccetera, eccetera. E tutto questo è per riservare nel limite del possibile, perché non posso cancellare 6 mesi di video, i miei dati personali. E niente, ragazzi, io vi direi che vi saluto e ciao a tutti!